Il caso Gettonopoli e gli ultimi cambi di casacca hanno gettato più di un'ombra sullo spessore e sull'operosità della politica locale, ma fuori dallo stretto, nelle sedi più importanti di Montecitorio e Palazzo Madama, come si comportano i politici messinesi? Un parziale bilancio è possibile trarlo dall'ultimo dossier pubblicato da Open Police sulla produttività dei parlamentari italiani e i messinesi, o almeno alcuni, non spiccano per particolare laboriosità, tant'è che nessuno di loro risulta tra i primi della classe, ovvero nella classifica che comprende i primi 25 deputati e senatori più produttivi. I messinesi non riescono a piazzare un podio nemmeno in Sicilia. Al primo posto tra i parlamentari siciliani per produzione c'è la catanese, ma messinese d'adozione, Giulia Grillo, quarta nella classifica regionale. Sempre un 5 Stelle al secondo posto tra i deputati messinesi più produttivi. Si tratta del barcellonese Alessio Villa Rosa, che si classifica al 14° posto, seguito da Vincenzo Garofalo di Area Popolare. Al 19° posto il grillino Francesco Duva. 27° il suo ex collega, adesso approdato al PD, Tommaso Currò. 33esima su 53 parlamentari è Maria Tinda Ragullo. Dopo di lei, al 35° posto, l'ex ministro Giampiero D'Alia. Penultimo tra i deputati siciliani è risultato Franco Antonio Genovese, assente dal Parlamento dal maggio del 2014, quando fu votata l'autorizzazione a procedere per l'inchiesta sulla formazione professionale. Tre senatori, l'unico messinese, Bruno Mancuso, al 9° posto su 25 senatori siciliani.